Salve a tutti, stramadi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestro e oggi siamo tornati con il gameplay di Eldaria. Eravamo all'episodio 15 e avevamo catturato la sirena. E io non vedo l'ora di continuare perché questo episodio è... wow, un sacco di roba, lo dico ogni episodio, però non è colpa mia, Eldaria è bellissimo. Comunque, ok, riprendiamo l'episodio. Dovevamo cercare tutti gli altri. Ok. Allora. Nebra si trova proprio in mezzo al mio cammino. Boh, andiamo a destra. Scusa. È andato nella mia stessa direzione. Andare a sinistra. È andato ancora nella mia stessa direzione. Scusami, io vado di qua e tu di là. Ok, ho continuato a camminare senza rivolgergli la parola. Ah, sei qui, i ragazzi mi hanno detto come sei stata brava a difenderti sulla spiaggia. Complimenti. Ah, che cosa ti hanno detto? Che sei stata bravissima. Hai fatto dei corsi di combattimento. Sì, un po' con Cameria. Adesso capisco. Ad ogni modo sono contento che adesso tu sappia difenderti. Vista la mia predisposizione a fare l'esca, mi sono detta che sarebbe stato opportuno fare qualcosa. Hai ragione. Ok. I'm so happy di stare con Evra, Nevruccio. Nev, come lo chiama cosa. A lei, finalmente ti ho trovata. Cosa ho fatto? Non è colpa mia. Non ho rubato nulla, è stato sicuramente Grom. Calmati, non ti sto mica accusando di qualcosa. Scusami, ma mi sembravi davvero arrabbiata. Ho pensato di aver fatto qualcosa di sbagliato. No, è solo che ho incontrato qualche persona indesiderabile mentre ti stavo cercando. Vuoi parlarne? No, ma grazie. D'accordo, magari un'altra volta. Promesso. Ma perché sei qui? Abbiamo catturato una sirena e Miko vorrebbe che venissi ad osservarla. Perché? Perché sembra che sia stata contaminata dal cristallo. Miko pensa che tu possa aiutarci a determinare il suo comportamento e le sue reazioni. Oh, ho capito. Pensa che ho visto che sono una sirena, sarò in grado di capire meglio il suo comportamento. Esatto. Ed entra non è disponibile. Ti seguo, non sono contenta che abbiate trovato una delle mie sorelle. Spero che non sia stata contaminata come pensiate. Speriamo. Ok. Andiamo da Migone. Ok. Abbiamo raggiunto la sala del cristallo. Ti ho portato a Leia. Perfetto. Miko spiegò da lei dell'attacco ad Entra, degli indizi che avevamo trovato e della paura che questa creatura fosse contaminata. A lei sembra che cerchi di giudicare la gravità della situazione. Ho capito, ma Miko non credo di essere in grado di determinare se questa sirena sia stata contaminata oppure no. Lo so, ma dobbiamo prendere in considerazione tutte le opzioni. E poi i tuoi consigli a riguardo sulla sistemazione qui ci saranno molto utili. D'accordo. Sei qui, Aleia, seguitemi nella prigione. Ok. Dobbiamo seguirmi nella prigione, ma io pensavo ci andasse in automatico. Cioè, seguitemi nella prigione. Ho un nodo allo stomaco e non so quale sia il motivo. Oh, ok, meno male. Ho comunque un cattivo presentimento. È lì ed è sedata, quindi puoi avvicinarti senza nessun problema. Oh, mi fido di voi. Forse non dovresti. Mi sembra sporchissima. Deve essere da parecchio tempo che non è con la sua tribù. In che senso? Non è mai semplice stare lontani dai propri cari, poverina. Oddio. Non sei obbligata ad avvicinarti all'acqua. Possiamo portartela qui. Andrà tutto bene, basta che non mi obbligate ad immergermi. È entrata nell'acqua ed ha cominciato a pulire il viso della giovane prigioniera. No, 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 no. Che cosa c'è che non va, Al? Io... non posso, non è possibile. Terrorizzata e indietreggiata, Aleia? Mi dispiace, Aleia sembra sconvolta. Che cosa sta succedendo? Non è possibile, il sangue, ce n'era troppo, non può essere, io... Aleia? Si è avvicinato e Aleia ha cominciato a gridare. No, non posso, io... È scappata, devo seguirla, oh mio Dio. No, Miko mi ha trattenuta per un braccio. Lasciala tranquilla, non posso, devo andare a parlarle. Lo so, che cosa, mi sono messa a correre per cercare di raggiungerla. Questa angoscia nella sua voce, mi sembra di riconoscerla. Sono sicura che Aleia conosce questa ragazza. Oh mamma,
Dove la devo seguire? Mamma mia. Oddio, forse è andata fuori al coso. Chrome, aspetta, vorrei che mi dicessi che cosa ne pensi di questa canzone. Non ho il tempo adesso. Io. Un pesciolino si è incastrato nella rete. Nella rete. Cosa? Allora? Mi dispiace, ma vado davvero di fretta. Hai visto Leia? No, è andato via facendo il broncio. Mi dispiace tanto, ma adesso non ho proprio il tempo di occuparmi di te e le tue canzoni. Oddio, sarà qui? No. Se stai cercando la sirena, non so dove sia. Come fai a saperlo? Lo so, tutto qua. Ok, Kralis è davvero sorprendente. Un po' mi spaventa. Come il tizio di K. Oh, mamma. Scusami, Caruto, hai per caso vista Leia? No, mi spiace. Oh, grazie comunque. Ad ogni modo, non credo che sia qui. Ho visto lo stato in cui si trova. Oddio, ma secondo me sì, invece. È lei, Karen, ne sono sicura io. Aleia, ti stavo cercando ovunque. Per fortuna non è sola. Io non so assolutamente che cosa dire. Perché sono venuta a cercarla? Se è andata a parlare con Karen è perché vuole parlare soltanto con lei. Sono davvero stupida. Mi dispiace, credo di avervi interrotte. No, aspetta, sei qui perché mi hai seguita? Ero preoccupata per te. Grazie, vuoi che me ne vada? Non lo so, non. Ellen, ne sei sicura? Resta. Credo che ho bisogno di parlare con qualcun altro. Se lo pensi davvero, fallo. Sì, però possiamo andare a parlare da un'altra parte. Certo, possiamo andare in camera mia. Ok, andiamo in camera mia. Come luogo sicuro per parlare e sfogarti. Yay! Oh, mamma mia, che casini che ci sono. Siamo arrivati in camera e per fortuna venendo qui non abbiamo incontrato nessuno. Ci siamo sedute tutte e tre sul mio letto e Karen ha cominciato a parlare. Sei qui, ti ricordi di quella volta sulla spiaggia? L'acqua è rossa. Che cosa? Ma no, ma che dici? È rossa, ti dico, c'è del fango nell'acqua. Sì, mi ricordo. Leia non ha avuto sempre una vita facile. Io. Scusami, ti lascio la parola. Dopo tutta la tua storia. Oh, non preoccuparti, solo che non so cosa dire. Di quello che ti senti. Lo sguardo di Aleia è inquieto. Sembra che stia cercando le parole giuste. Ho chiesto a Polpatata di mettersi sopra di lei. So che adora la presenza dei famiglie. È un po' gigante Polpatata ora. Ok, da dove iniziare? Ha fatto un gran respiro come per farsi coraggio. La sirena che hanno catturato è mia sorella. Ok, ma tua sorella sorella o sorella che tu fai è. Sorella, come tu che dici, una delle mie sorelle, cioè, penso sia. Io e mia sorella abbiamo avuto un'infanzia bellissima con i miei genitori. Ogni estate emigravamo dalle acque dell'est per andare in quelle calde del sud. Era il nostro piccolo rituale. Ah, allora è proprio sua sorella, sorella. Ok. Che carina che è lei! È bellissima! Le metti ancora più risalto le bocce così, sono bellissima. Papà, mamma, mi fanno male le pinne. Continua a nuotare prima che il grande Leviantano ti mangi. No, ho paura. Mamma, papà, che cosa avete tra le braccia? Ti presento la tua sorellina, Colaia. Che carina. Che carina. Che carina. Tutto, insomma. Ali, aspettami. Non riuscirai mai a prendermi. Ok. Prima. Che carina, è bellissima! Anche lei è bellissima! Perché Aleia è più thick di lei? Non lo so, comunque prima. Forse perché è più piccola. Non è giusto! Zitta e guarda! Wow, guarda, li nuotano tutti intorno a me! Non voglio andare via! Nemmeno io, ma i nostri genitori dicono che dobbiamo andare! Perché? Mi piace questo posto e non voglio andare via! L'aname ce l'ha spiegato. Ogni anno veniamo in queste acque più calde del sud per poi ripartire. Ormai dovresti saperlo. Sono stanca di questa storia. Quando sarò l'aname la smetterò con questo stupido rituale. E qui casa nostra. Ti capisco. Andiamo a dormire. Non riesco a dormire. Siamo ancora lontani. Puoi smetterla di lamentarti? Ma sono andata vicino a lei e le ho dato una sculacciata con la pinna. Ehi,
abbiamo nuotato ancora un po' davanti ai nostri genitori. Ah, no, scappate! Tutti hanno cominciato ad urlare intorno a me. Mamma, papà, dove siete? Mamma, papà, oddio. A lei ho paura. Ali, Ali, oddio, ho paura. Figlie mie, mamma, che succede? Ali, porta tua sorella lontano da qui. Ah, mamma! Oh, mamma mia! Io non sono pronta a queste storie così. Qualcosa l'ha tirata sott'acqua e il mare si è tinto di rosso. Oh, Cristo! Che cosa devo fare? Mamma, mamma! Oh mio Dio! È terribile! Mamma e gli altri! Ho preso la mano di Colaia e abbiamo cercato di nuotare il più lontano possibile. È terribile! Colaia! Ali, vai via! Mettiti in salvo, io... Vedendo questa creatura catturare e trascinare via mia sorella, scappai. Il terrore si era impossessato di me e dettava i miei movimenti. Ho errato nel mare per diversi giorni senza sapere dove andare. Che cosa sono questi cosi? La mia sola certezza era che mia sorella era stata uccisa dal Kraken. Oddio. Gran largo. Che cosa ne sarà di me? Io sono rimasta sola. Ho errato per parecchio tempo e ho avuto l'impressione che fossero passate delle settimane intere. Mi sentivo così sola. Lo so, ma siamo qui adesso e non ti lascerò mai più. Vorrei dire qualcosa da lei, almeno per rassicurarla, ma non ci riesco e sento il mio cuore avere una palpitazione. La sua storia mi ha completamente sconvolta. Anche se sono incapace di dirle delle parole di conforto, ho preso la sua mano anche se ho fatto un sorriso rassicurante. Grazie, ero davvero disperata, non osavo tornare indietro per paura di incontrare la mostruosa creatura. Oh mio Dio, potrei cercare di ritrovare il luogo di incontro che ci siamo dati, ma se non si presentasse nessuno? O peggio, se incontrassi mamma e papà che mi assicurassero di aver abbandonato Colaia? Io non so proprio cosa fare. Non ce la faccio più. Io... È ferita. No, sembra che il sangue non sia suo. Perfetto, portatela in infermeria. Buongiorno. Dove mi trovo? Sei alla guardia di L. La guardia di L? È così che sono arrivata alla guardia di L. All'inizio mi accontentavo di sguazzare in infermeria perché mi rifiutavo di andare in acque più estese e profonde. Per il resto, conoscete la mia storia. Se sapeste come mi sento in colpa per cosa? Ho ancora un nodo in gola. Di aver abbandonato la mia sorellina. Smettila, non di dire così, non l'hai abbandonata. Hai pensato che fosse morta come i tuoi genitori. E non lo è! Allora sì, l'ho abbandonata. E io invece ti dico di no. Ragazze, ho di nuovo voglia di piangere, cucciola. Insomma, io di te quello che ho fatto, cavolo. È proprio per questo, non sei per niente oggettiva, la tua sorella è ancora in vita, è tutto quello che conta. Io non riesco più a trattenere le lacrime. Segui, stai piangendo? No, io... Oddio, segui, piango ancora di più. No, ma se continui a guardarmi in questo modo, io... Oddio, cioè, confesso che anch'io ho gli occhietti lucidi perché effettivamente è una storia terribile. Poi hanno smesso di discutere per consolarmi. Entrambe si sono avvicinate per abbracciarmi, in quel momento era l'unica cosa di cui avevo bisogno. Ho pianto e le ragazze non mi hanno lasciata, allora che volevo consolare Aleia, era lei che mi stava consolando, insieme a Karen. Sono riuscita a calmarmi, ho asciugato le lacrime con un fazzoletto che le ragazze mi hanno dato. È per colpa della mia storia che piango in questo modo? Sì e no, è un po' complicato. Vuoi parlarne? Ho ancora un nodo alla gola, la sua storia eco alla mia. Ha appena ritrovato la sua famiglia, mentre io l'ho appena persa. Allora, ce ne parlerei quando ne avrei voglia, d'accordo, mi dispiace. Non esserlo, ci è voluto un po' prima che riuscissi a confidarmi con Karen. Ogni tanto è difficile dire quello che si pensa. Spero per te che non sia una cosa grave, ma ricordati che puoi sempre contare su di noi. Forse non siamo ancora così in confidenza, ma so cosa vuol dire sentirsi triste. Grazie, Ally. Posso chiamarti Ally? Sì, mi ricorda dei bei vecchi tempi. Si è di nuovo avvicinata a me per abbracciarmi. Sono davvero contenta di poter contare su di lei. Il suo braccio mi fa davvero bene. Grazie ragazzi, mi sento molto meglio. Mi fa piacere avere delle amiche su cui contare. Al contrario vostro, non mi sono mai sentita da sola, ma sicuramente è perché Nevra è qui con me. Ma anche tu sei lontana dai tuoi genitori. Sì, certo, ma non è la stessa cosa. Posso rivederli quando voglio. Per voi è molto più complicato o quasi impossibile.
Scusatemi, non volevo dire questo. Non ti preoccupare, a lei accarezzate i capelli di Karen. Ho l'impressione di conoscerla sotto una nuova luce. Sembra meno sicura di sé e più sensibile. Insomma, pensate che vogliano far del male a Colaia? Non ne ho idea. Dipende se è stata contaminata. Ma non la uccideranno mica fin tanto che non ne sono sicuri, giusto? No, non credo. In un senso questa cosa mi rassicura. Non so cosa farei se venissi a sapere che è stata contaminata. Non credo che riuscirei a sopportare che se la prendano con lei. Lo capisco. Se vuoi possiamo andare a parlare della situazione a Nevra. Lo so che non l'hai detto a nessuno, ma forse è il caso di farglielo per proteggere Colaia. Sì, puoi andare a vedere di parlare con Nevra. Ad ogni modo, volevo dirlo agli altri membri della guardia. Scusatemi, ma in che modo Nevra potrebbe migliorare la situazione di Colaia? Perché anche lui ha una sorella, e? Farò in modo di toccare un punto sensibile. Oh, Nev, immagina se fossi al suo posto. Non vorresti che mi trattassero nel miglior modo possibile? Li lasceresti farmi del male? Ha mimato una faccia triste e si è fatta uscire qualche lacrima. Ho capito, cercherei di rendere la situazione ancora più drammatica. Certo, Non abusare, non voglio fare pietà a Nevra. No, non ti preoccupare. Non sono sicuro che potrà influire sulle decisioni che verranno prese, ma tentare non nuoce. Ok, me lo dirai? Certo, vado a parlargliene. Sequi, non dire nulla da lei in mia assenza. Saresti troppo gelosa che diventasse la tua unica confidente. Ah, non ti preoccupare, Karen. Se n'è andata e a lei ha continuato a parlarmi di sua sorella. Delle banalità, delle loro litigate, dei momenti di gioia che avevano passato insieme. Mi ha anche parlato dei suoi genitori, teneri, ma severi quando ce n'era bisogno. Sentì di nuovo salire le lacrime agli occhi. A lei capì che i miei problemi erano legati alla mia famiglia e promise di cambiare argomento. Accettai senza fare remore. Non so che ne dici, ma ti propongo di andare a mangiare e a bere qualcosa per tirarsi un po' su di morale. È un'ottima idea, possiamo andare a cercare qualcosa e tornare qui per restare tranquille. Perfetto, andiamo in mensa. Questo episodio è bellissimo. Comunque, siamo arrivati in sala mensa e abbiamo preso qualche bibita e qualche merendina. Il supplemento di panna di Moglitz è offerto dalla sala. Ci ha fatto l'occhiolino. Mi sembrate con il morale a terra, quindi spero che vi tirerà un po' su. Grazie, Caruto. Sì, è molto gentile da parte tua. Lo sapete, ho un cuore grande io. Mia madre, grande donna, diceva che sarei stato un grand'uomo, vista la mia generosità senza pari. Sicuramente è generoso, ma certo non modesto. Ha ragione. Grazie ancora, sua signoria. Puoi chiamarmi Caruto. Ok, andiamo in camera nostra. Yay! Yay! È proprio vero, non c'è di meglio che mangiare un po' per tirarsi sul morale. È seduta sul mio letto a sgranocchiare una specie di dolce al cioccolato. Per Karen ho preso un muffin, spero che le piaccia. Che cosa hai preso? Un muffin ai frutti di mezzanotte. Allora, vogliamo parlare un po' di ragazzi? Oh, Aleia, parliamo di tutto, ma non di questo, per favore. Per favore, raccontami qualcosa. Avevi un ragazzo nel tuo mondo? No. E ne hai già avuto uno? Niente di veramente serio. L'estate scorsa ho incontrato un ragazzo biondo, un tipo da spiaggia con dei tatuaggi tribali sul corpo. Siamo usciti insieme per qualche giorno, ma ho capito subito che era uno sciupa femmine. Sciupa femmine! Yeah! Ho subito tagliato i ponti. Ah, ti capisco. E a te come va con Sonze? Racconta! Non è venuto al nostro appuntamento l'altro giorno? Sì, mi è sembrato di capire. Sai perché? Ha avuto una missione improvvisa e mi ha lasciato un biglietto in camera, ma non essendo ripassata di là non l'ho visto, quindi non ha veramente annullato, insomma. Ah, e ti piace? Un po' sì, descrivimelo. Un po' piccolo, ma comunque più alto di me, è biondo con gli occhi marroni, quasi neri, ha davvero uno sguardo intenso e poi è così gentile con me. Qualche giorno fa non stavo benissimo ed è venuto a portarmi una zuppa per farmi sentire meglio. È restato con me per quasi tutta la giornata. Che cosa adorabile, ma scusa, ma a te non piace Nevra? Non sei nostra rivale in amore. Questo ragazzo sembra avere davvero un debole per te, vai tranquilla. Pensi davvero? Sì. Karen è arrivata di corsa con le lacrime agli occhi e uno sguardo pieno di collera. Karen, che cosa succede? Sì?
La guardia vuole uccidere Colaia. Che cosa? Spero che Nevra mi ascolti. A quest'ora e vista la situazione, lo troverò sicuramente conmigo nella sala del cristallo. Sono passata davanti a Yamon spiegandogli che non dovevo parlare a mio fratello. Per fortuna mi ha lasciata passare senza discutere. Sembra che stiano parlando di Colaia. Questa creatura è contaminata, dobbiamo ucciderla, è la procedura abituale. Qualunque sia il legame con Aleia, non possiamo farci prendere dal sentimentalismo. Che cosa? Io non riesco a crederci. Sono tornata di corsa indietro senza nemmeno fare attenzione a Yamon. Ma che cosa vogliono fare? Devo assolutamente parlarne alle ragazze. Sei seria? È quello che hai sentito, vogliono uccidere Colaia perché è contagiata. Hanno delle prove, Aleia, tu l'hai vista, ti sembrava normale? Hanno delle prove? Oddio... Ancora altri morti. Un sentimento di rabbia e frustrazione mi invade. Non posso lasciarli fare e uccidere la sorella di Aleia. È inaccettabile. Non possiamo permettere che la guardia uccida tua sorella, ma conoscendoli è inutile tentare di discutere. Sì, sono davvero testardi e non cambieranno idea facilmente. Aleia, dobbiamo fare qualcosa. Ha una faccia un po' annoiata. Ale, sei con noi? Ha abbassato lo sguardo e sembra completamente apatica. Scuotere Aleia per riportarla in sé. L'ho scossa gentilmente ma niente. Lasciami fare. Si è avvicinata ad Aleia e le ha tirato uno schiaffo. Karen! Ascolta, Alie, la guardia vuole uccidere tua sorella, la sola e unica famiglia che ti resta. Ok. Quindi cerca di tornare in te e aiutaci a trovare una soluzione. Non possiamo lasciarli fare. Io hai ragione, stiamo parlando della mia sorellina, il mio dovere è proteggerla, devo assolutamente farla scappare, aiutatemi ragazze. È sbagliato, soprattutto se Karen non gli ha nemmeno parlato e ha soltanto, come si chiama, aureato. Prima dovreste parlarne con chi di dovere e poi vedere che fare. Sono con te, segui... Sì, dobbiamo trovare un modo per farla scappare. Sì, questo è chiaro, ma dobbiamo capire come. Abbiamo pensato ad una soluzione, cercato di elaborare un piano coerente e fattibile. Una delle idee possibili è di creare una pozione per prendere le sembianze di Miko e gli altri membri della guardia. Pozione polisucco, praticamente. E cosa fai se ti trovi davanti alla vera Miko? Dovremmo legarla da qualche parte, oppure addormentarla. Dovremmo trovare una pozione che riesca a far addormentare tutto il quartier generale. Oddio, no. Potrei usare il veleno di Balenvia, ma forse è un po' estremo come metodo. Eh sì. Una sorta di sonnifero. Ewen l'ha utilizzato per sedare Entra e Colaia. Per non dare troppo nell'occhio potremmo rubare la ricetta per fare noi stesse il sonnifero. Sarebbe molto meglio piuttosto che rubare il sonnifero già pronto. Se non ricordo male, il prossimo inventario degli stock è tra 2 o 3 giorni. E se ricordo bene, tra le 3 e le 4 del pomeriggio Ewelin è sola. Anche se è sola non sarà facile prendere ciò di cui abbiamo bisogno senza che se ne accorga. Dovremmo fare in modo di distrarla. La discussione su come agire durò per diverso tempo e si decise che mentre una di noi cercava di prendere la ricetta del sonnifero, le altre avrebbero distratto Ewelin. Ci saremmo servite del cibo per somministrare il sonnifero ai membri della guardia. Le ragazze erano però titubanti a riguardo perché per loro poteva rivelarsi pericoloso e il cibo non era qualcosa da prendere alla leggera. Arrivata a quel punto, ammettere che non mi interessava più di tanto. Ero talmente arrabbiata con la guardia scintillante che mi interessava poco degli altri abitanti. La mia voglia di vendetta era molto più importante di tutto l'altruismo che mi sforzavo di avere abitualmente. Ok, sono d'accordo per mettere il veleno nel cibo, ma come possiamo fare? Caruto, dobbiamo fargli credere che vogliamo aiutarlo. Non accetterà mai per te, sei sulla sua lista nera. Eppure è stato gentile con lei prima. Sa essere molto gentile quando vuole, ma lei ha commesso un atto imperdonabile secondo Garuto il Grande. Adesso ho capito, ce ne occupiamo noi allora. Tu dovrai solo aspettare Ali. D'accordo, non ho letto. Oddio, al momento opportuno bisognerà che siano tutti KO prima di agire. Esatto. Bene, cominciamo, andiamo in infermeria. Chi vuole rubare la ricetta di Ewelin? Io no, sono un disastro e non sono neanche sicura di essere capace di distrarla. Karen, tu o io? Testa, sei tu che rubi la ricetta,
Croce sono io, ok? Lancia la moneta. Lancio la moneta. Testa, tocca a te. Ci siamo messe d'accordo su una scusa per distrarla. Lei sarebbe rimasta in camera mia. Aspettiamo vicino all'infermeria il mio segnale, ok? Ok. Ok. Guarda chi c'è. Allora, sei riuscita a trovare Leia? L'ho trovata, ma chi ti ha detto che la stavo cercando? Vico mi ha raccontato quello che è successo. Che cosa ti ha raccontato esattamente? Niente di speciale, solo che Leia era venuta per vedere la sirena ma che è scappata. La conosciamo un po' ormai, quindi ci siamo subito detti che aveva qualcosa a che vedere con la sua famiglia. Così. Ilan Sung. Ma perché non traducono le cose? Non lo so che cosa c'è scritto. Oh mamma mia, mi è caduto il bianchetto. Non capisco. È in ambulatorio già da un po'. Perché ci sta mettendo così tanto? E io che non la smetto di fare avanti e indietro come un idiota davanti alla porta. Ah, sta uscendo finalmente. Mi vede e mi fa anche il cenno con la mano per dirmi che è tutto ok. Perfetto, adesso tocca a me. Ok. Sono dentro l'infermeria. Per fortuna entra e proprio KO. Dove cavolo sono questi appunti? Qui. Ho trovato gli appunti di Evelyn. C'è davvero di tutto. Dai, sei qui, trovali. Non hai tutto il giorno davanti a te. Eccola, l'ho trovata. Scrivo tutto sul mio quaderno e cerco di rimettere gli appunti di Evelyn esattamente come li avevo trovati. Ho un'adrenalina pazzesca addosso. Oh mamma mia, torniamo dalle ragazze. Perfetto ragazzi, ho tutto annotato. Ho annotato tutto. Sono male. Possiamo cominciare i preparativi per i sonniferi. Andiamo allora, direzione sala d'alchimia. Ok. Ok. Secondo Nevra non si sonnifera. Non c'è nessuno qui. Non c'è quasi mai nessuno qui. La sala d'alchimia è di solito un posto calmo, è vero. Neanch'io ci vengo spesso. Vediamo di cosa abbiamo bisogno. 2 dosi di latte di Mowgli's, una di frutti di miele, una lavanda scarlatta e della polvere di Sandman. Lei si è messa a cercare 3 cassetti. Non riesco a trovare i frutti di miele e nemmeno il latte. Tu li hai trovati, Sequi? No, mi manca il latte di Mowgli's. Me ne servono almeno 2. Vado a comprarli alla boutique di Porroy. Non riesco a trovare i frutti di miele e nemmeno il latte. Ah, devo comprare il latte. I frutti dovrei averli. Dovrei, sì. Ah, perché dobbiamo comprare le cose? Dov'è il latte? E compriamone 2. No, 3. 2. Acquistare. Che dobbiamo fare? Te li hai trovati? Sì. Perfetto, possiamo andare. Abbiamo cominciato a preparare i sonniferi seguendo le istruzioni di Evelyn. Possiamo addirittura programmare il momento preciso in cui la pozione farà effetto. Sì, Evelyn è davvero eccezionale. Hehe, nei suoi appunti spiega come la lavanda preparata qualche settimana prima sia l'elemento che permette di determinare la durata di incubazione dei sonniferi. Più lavanda si aggiunge, più la persona si addormenta rapidamente. Quindi adesso dobbiamo mettere solo un pizzico di... Boom! Ah, Ezreal! Che cosa ci fate qui? State ancora preparando dei bigliettini per il vostro esame di alchimia? Si è messo a curiosare cercando di leggere cosa c'era scritto sul foglietto che avevo in mano. Oh mamma mia. L'esame si può passare una volta sola e stavo cercando di fare dei progressi. Karen l'ha spintonato gentilmente. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Proprio tu mi stai rimproverando per la mia curiosità. Sì, perché ci sono tante cose che non tolleri, ma non ti importa niente se di farle subire agli altri. Oh, si è nervosita. Forse è meglio calmare gli animi, altrimenti quei due cominceranno a discutere e tutti scopriranno cosa stiamo facendo. Hai ragione, morra cinese. Ok. Forbici. A lei ha fatto il segno delle forbici. Tocca a lei distrarre Ezreal. Grazie, Ez, dimmi, avrei una domanda da farti. Riguardo a cosa? Ho ricominciato a studiare le basi di alchimia, come mi avevi detto di fare, ma dopo quello che è successo in biblioteca non posso più studiare come avrei voluto. Ok, hai 5 minuti? Certo. Seguimi, devo avere ancora qualche libro in camera mia.
Karen, sei pronta a pulire la sala se succede quello che è successo l'ultima volta? Sono andati via, possiamo continuare. Ah, mi manda davvero su tutte le furie. È vero che non è un tipo facile, ma cerchiamo di concentrarci sulla pozione. Sì, puoi passarmi la lavanda? Credo che sia uno su uno degli scaffali laggiù. Dov'è la lavanda? Non la trovo la lavanda. Ma dov'è la lavanda? Oddio, cerca la lavanda. Io non la trovo, oh, eccola. Trovata. La propongo a la porgo a Karen. Ho bisogno della polvere di Sandman. Davvero? Ma perché non me l'hai detto prima? Avrei potuto cercare tutto insieme. Scusami. Ok, eccola qui, che è comparsa. Ecco, prendi. Ti ringrazio. Abbiamo continuato a preparare la pozione fino a che Aleio ci raggiunga. Bene, è tutto pronto. Adesso è ora di portare a termine la missione più difficile che sia mai stata data. Convincere Caruto. Lo diciamo per te, insomma. Lo so, buona fortuna. Ok, dobbiamo andare a convincere Caruto. Mamma mia. Andiamo da Caruto. Caruto! Ah, che carina la cucina. Che cosa volete? Parlando con Segui, ci siamo dette che in questi ultimi giorni non ci sembravi tanto in forma. Allora, se vuoi, possiamo farti compagnia e aiutarti a cucinare. In effetti ci preoccupiamo per te. Non lo so, non è una buona idea. E visto come io e Karen abbiamo insistito, ha finito per cedere. Benissimo, cosa possiamo fare quindi? Pelare queste patate e carote, preparo un ragù per stasera. Tu, Segui, puoi occuparti del soffritto. Ci siamo messi all'opera facendo esattamente quello che Caruto ci ha chiesto di fare. Dopo qualche ora abbiamo provato a diluire il sonnifero in un piatto per vedere se fossero davvero visibili ad occhio nudo. L'avete messo in un piatto? Bene, voglio vedere se è all'altezza. Non pensavamo che Caruto avrebbe assaggiato. Oh, sapete, avete ragione, sono davvero stanchissimo. Blum, cade a terra, oh mio Dio. Ups, forse abbiamo messo troppa lavanda. Che facciamo adesso? Per prima cosa bisogna nascondere Caruto. Portiamolo in camera sua, sperando che nessuno ci veda. Cosa? In che senso? Karen è andata a cercare lei e noi siamo andate da Caruto. Siamo entrate in camera sua e l'abbiamo posato sul letto. Ma che disordine c'è in questa camera? Per fortuna non abbiamo incrociato nessuno per strada. In effetti, senti Allie, ti dispiacerebbe andare a fare la ricetta a rifare la ricetta per favore? Credo di essermi sbagliata a calcolare la quantità. E poi se sei molto meglio di me in alchimia. Ok, adesso torniamo in mensa. Se non c'è nessuno per troppo tempo potrebbe essere sospetta la cosa. Ok, andiamo e prepariamo le cose. Oh, mamma mia. Il tempo di tornare alla mensa e c'erano già alcuni eldariani che facevano la fila per prendere da bere. Scusate l'attesa. Oh, ma te sei cimasta. Caruto non c'è. Aveva bisogno di riposo. Allora ci siamo proposti di sostituirlo. Che cosa vi prepariamo? Abbiamo preso le ordinazioni e fatto del nostro meglio. Non sono tanto sicura di mettere il pepe nel pollito, ma Karen ha insistito dicendo di esserne sicura, allora l'ho ascoltata. In ogni caso, i clienti sembrano piuttosto soddisfatti. Che cosa stai facendo? Sto aggiornando i conti, perché se oltre ad averlo addormentato non ci occupiamo delle razioni dei membri del quartier generale, Caruto ci ucciderà e io ci tengo a restare in vita. Lei è tornata dopo un po' di tempo, si era occupata di tutti i dettagli per i sonniferi e aveva anche previsto qualche spray nel caso in cui durante la notte qualche eldariano si fosse svegliato. Quindi sei sicura che le dosi siano giuste? Ho letto per bene tutti gli appunti di Evelyn e ho fatto qualche test. Mi dispiace per i vostri famigli, ma passeranno una bella notte tranquilla. Allie, vado via, penso sia meglio. Restare qui non farà che insospettire gli altri. Il resto della giornata passò molto in fretta e anche la notte. Miko era stupita di vederci alla mensa, ma contenta al tempo stesso. Siete state davvero gentili a sostituirlo. Caruto non lo dice tanto, ma è esausto. Deve prendere provvedimenti per rinforzare la sua equip. In effetti serve tutti e da solo. Ma sapete com'è quel testone, non vuole sentir ragione e alla fine fa tutto da solo. Devi imporgli l'aiuto di qualcuno, spiegandogli che è per il suo bene. Ti sfido a provarci senza andare fuori di testa. Ah no, grazie, preferisco lasciarti il compito. Dopo aver mangiato, se ne andò. Karen prese alcune pozioni da portare via e andò a distribuirle ad alcuni eldariani. Tornò un po' più tardi.
E a una certa ora io e Karen abbiamo deciso di chiudere la mensa. Nevra era venuto per dare un bacio alla sua sorellina e anche se ho trovato la cosa piuttosto carina mi sono permessa di prenderlo un po' in giro. Sembri stanco? Ho un momento di stanchezza in effetti. Buonanotte, Sequoia. Buonanotte, Nevra. Bisbiglia, credo proprio che abbia funzionato. Effettivamente. Io direi invece di staccare prima. Quindi niente, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, mettete mi piace, insomma, e condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!